Ultime note di questa edizione 2017 del Gubbio No Borders. Non è ancora spenta l'eco degli applausi che hanno caratterizzato il fine settimana, scandito da un nuovo fortunato e applaudito concerto, con la serata blues d'autore in un chiostro di San Pietro particolarmente gremito. Applaudita la performance davvero d'eccellenza del chitarrista Maurizio Pugno, in tandem con Johnny Grasso Band, con motivi legati al passato e al presente. Numeroso il pubblico che ha affollato il chiostro, anche per sostenere una buona causa. Il ricavato della serata infatti è stato devoluto in beneficenza per supportare l'attività di ipoterapia della Spirit Onlus, che da anni opera presso il maneggio di località Torraccia e il cui operato è stato anche illustrato nel corso del concerto con immagini video molto significative. Ieri sera si è tenuto poi il primo dei due appuntamenti conclusivi del cartellone programmato dal direttore artistico Luigi Filippini, con la serata dal titolo Jazz in Taverna Off, con concerti in programma alla sala ex refettorio di San Pietro. Il live di ieri sera era ispirato al periodo 1917-1926 e dunque alle musiche e allo stile dell'original Dixieland Jazz Band con la Dixies Brothers Band, formata dal trombettista Cesare Vicenti, dal sassofonista Leonardo Radicchi, da Andrea Angeloni al trombone e tuba, dal contrabbassista Francesco Mancini Zanchi e dal batterista Filippo Radicchi. E domani sera, mercoledì 23 agosto alle 20:15, è in programma il concerto conclusivo di questa 16ª edizione del Festival Gubbio No Borders, le atmosfere incantate dei musical americani per la rassegna Jazz in Taverna Off saranno interpretate nel suggestivo ex refettorio San Pietro dal Paolo Getty Melody Quartet, con il concerto dal tema Evadere dalla realtà alla ricerca di un sogno, il musical. Le intramontabili colonne sonore dei musical, composte da autori come Jerome Kern, George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, Lawrence Hart, e divenute poi celebri standard della storia del jazz, saranno rese al pubblico accanto a composizioni originali selezionate dal contrabbassista Paolo Getty, insieme al suo trio completato dal pianista Massimiliano Rocchetta e dal batterista Andrea Elisei e alla giovane cantante Alessandra Abbondanza. Torna domani sera anche la formula particolarmente apprezzata ieri dell'aperitivo, con cena e concerto, anche se l'ingresso è comunque consentito anche per il solo concerto.